Benvenuti al mio canale, sono Frank Mazzoni, in compagnia di... E Ascolto zotto, silenzio. anche di... Lentri. Siamo tutti in una stanza qui pronti per vedere la demo di Virginia. Tutti Non vediamo l'ora. appassionati di questo gioco, una demo, diamo un'occhiatina. Era lì, ho detto, scarichiamo. Tanto l'era gratis. Attenzione, comincia con... Mica va di giù, dai. Ah. Metti un po' di colore, diciamo, Sì, ok? dai. Un po' di colore. Gioca la demo. Bellino però. Vediamo se è un gioco che conviene visionare, acquistare. Allora, siamo qua davanti a una porta, no? Una... un pianeta. Questa bussa. Apre Flatac. FBI. Ok, abbiamo già capito chi siamo. Ah, siamo poliziotti noi. Ecco, FBI, hai la barba troppo. anche io ho fatto vedere il mio documento. Uè, hai letto qui? Adesso è successo FBI ha la qualcosa. barba troppo lunga. Ah, siamo dei detective. La mia collega sta spiegando Ho un al telefono sul signore. banco. Bravo. No, aspetta, cos'è? Sul Sì, dobbiamo cercare degli indizi, credo. telefono. Magari sta giocando a Clash Royale. Andiamo a vedere. Oddio. L'unica cosa, i tasti come sono? Lascia mia moglie, brutto barbuto. Allora, andiamo a vedere di qua. Tasti, se ci spiegate qualcosa dei tasti non sarebbe male. Impostazioni, comandi. Volume 100%. No, Comandi. lingua mettila alla tedesca, vai. Tutto Allora, comandi, leggi bene. X, azione, girati qua. Ok, tutto con la X si fa. Già X. mi garba, pochi comandi. Allora, quindi dovremo, credo, risolvere un caso, roba del genere. Allora, guardiamo, con la X, eh. Io premo, guarda se vedi qualcosa che ti solletica l'istinto. Oh no, no, prima nella stanza. C'è dei Cos'è? cassetti, ma non si può fare niente ancora. Come sono vestito? Che scarpette ho? Il tesserino, vedi? La Bibbia. Non è la Bibbia. È utile avere la X e premerla? Ci faccio niente, il cestino, di solito ci sono dei documenti. Guarda, c'ho occhio io. Difatti qui c'è qualcosa. Prendiamo. ACC. Che c'è scritto? Aci, aci. Che cos'è? Allora, l'AC Club di massa vi dice che un nuovo studente. Ah, questo è un modulo di un nuovo studente. Un nuovo studente si chiama Eric Feinfar. Abita lì, il suo numero di telefono, la città, tutto, ok? Teniamolo, potrebbe essere utile. Mettiamolo in tasca. Abbiamo messo in tasca? Sì, abbiamo tolto di lì. Vediamo se vediamo altre cose utili. Qui abbiamo preso, andiamo a vedere nella stanza Nella accanto. cucina, no, nella cucina mi Guardiamo interessava. all'ultimo la cucina. Qui, No, prima la vai qua, dica la cosa più importante di solito. Lucas. C'è una stanza. Adesso è successo qualcosa, ma ancora non si capisce cosa, perché quella là non parla, non dice niente. Il cestino qui è vuoto. Siamo dei... Basta, siamo schiavati, la ucciderei. No, anzi, la uccido. Allora, oh, macchina fotografica, non si può vedere l'ultima foto scattata, no? Guardate che occhio ho da investigatore c'ho, eh? Io so come si muovono gli investigatori. Leva i quadri, ci può essere sempre qualcosa di Ora utile. guardiamo, guardiamo qua. Sta porta dove dà? Niente, è chiusa. Il tappeto, niente. Leva i quadri, leva i quadri. Perché c'è qui uno? I Non quadri, chiedi quali sono niente. girati? No, no, no. E non posso farci niente. Ok, vai un attimo. Ehi, fate. Il bagno. Guarda se vedi qualcosa. Dentro Vai dietro. qui, aspettate, faccio un po' di pipì. Ah, Oh, è ficata ok, tutta. tutta. Qua non c'è nulla. Cos'è quella roba per terra? Ah, attenzione, Elias 418 ha notato un indizio. Una penna, una Una piuma. penna. Potrebbe essere un indizio interessante. Una piuma. Quindi da quella finestra potrebbe essere entrato un uccello, un pennuto, qualcosa. Qui niente. Tre spazzolini, eh? Quindi qui abitano tre persone. La madre, il parroco. No, il parroco forse non c'entra, è qui solo per sostenere. La finestra è chiusa. Ok, andiamo a vedere la cucina, come ci consiglia il nostro piccolo detective. La cucina, è una cosa molto in...
Dimmi se vedi qualcosa di strano. Frigo. Non puoi aprire Padella. cucinare. Qui niente, niente. Cosa Un mestolino. Qui manca una cosa. Qua nella padella ci deve c'è essere un i buco. buchini per appenderla o per Sì. metterci la cucchiatta dentro. Sì. Vabbè. Fuori dalla finestra un giardino, Non è proprio. eh? Aspetta, Sì? aspetta, aspetta. Al microonde, vai a vedere un attimo la presa. Microonde la La presa. presa. Sono quelle prese americane, guardate qui, europee anche. Qui niente. Canta però la musichetta del gioco. Sì, fa una paura, guarda. Allora, andiamo a far vedere quello che abbiamo trovato alla nostra collega. Collega, che non ci caga proprio di strisce. Cioè, io vorrei giocare con voi, ma se non mi dite come muovermi. No, ti devi cercare le Io ho cose. trovato qualcosa, ma questi non mi cagano. Scusa. Là c'è. Vai là. Qua. Qui una spina. Questo è parecchio nero. Dove sono i tuoi occhi? Si è Si è bruciato. abbronzato questo. Non si è bruciato. Vedi altre cose strane? Ancora. Un vaso di frutta con della frutta un po' strana. Attenzione, attenzione. Stiamo cercando l'ultimo pezzo mancante del puzzle. Vedremo dove trovarlo. Non si può interagire qui. Ah, attenzione! Abbiamo trovato un armadio da interagire. Attenzione. Vediamo le magliette. Può esserci del Analizziamo. sangue. Io no, qui dietro non vedo niente, però. Abbassati, abbassati, abbassati. C'è qualcosa di strano in questo armadio. Quelle tutte rose. Scusa, vai lì dentro. Non si può andare dentro. Sono entrato dentro all'armadio. Attenzione, c'è qualcosa di strano. Un doppio fondo sembrerebbe. Attenzione, abbiamo scoperto qualcosa. Guardate! Una camera oscura dove fa le fotografie nascosta. Entra. Andiamo, entriamo subito immediatamente. Per entrare qui. Posso? Siamo arrivati a un bel punto, Sì, stiamo andando bene. Ok, adesso faccio eh? andare avanti lì a 4108. Sì. No, grazie. Ok, no, ha paura. Fotografie del bambino con la mamma. Qui si tratta di un bambino scomparso. Dobbiamo ritrovare il bambino. Dell'acqua. Una luce. Lasciano. Qua c'è Aspetta, qualcosa. però c'entra con l'uccello. Lucas, attenzione. Quel pennuto di prima. Aspetta. Teniamocelo in mente. Questo è un libro. Il libro di Lucas. Ma Attenzione! ha lo smalto! È un po' matto. Che cos'è? Un bufalo? Normale, un bufalo? Ma schiaccia! È normale un bufalo in montagna? Cioè, non so dove si trovano. Siamo nel Grand Canyon? Un bufalo. Signora, ma tutto bene? Non è che mi hai fatto prendere del vino. Stiamo andando in giro con questa signora alquanto bizzarra. Mi vorrei fermare là a fare un po' di pipì. È possibile? Grazie. Ce l'avranno qui per fare la pipì? Veloci. Oh, il mio gioco preferito. Posso scendere o rimango in macchina come un cretino? Cioè, te scendi, io rimango in macchina come un cretino. Intanto ti spio tutto. Vediamo cosa hai in mano. Non lo so, ma mi ha lasciato qua come un Se demente. guarda cosa. Ma perché ha lo smalto? Ma forse sono una donna ora. Porta No. oggetti. Cos'è? Una lettera. Maria Alperin, Washington. Maria Ortega. Maria Almerino. Oh, buongiorno. Vuoi Che la fra? c'è? Ciao.
Ehi, quel dito sa dove te lo devi mettere. Nel... Fortuna che ha risposto lui per me. E che si è fermato in tempo. Siamo ancora in macchina con lei e ovviamente non abbiamo più... No, abbiamo ancora lo smalto. È caduto qualcosa. È bello questo gioco perché parlano tanto. Deve essere il gioco dei muti. Nessuno parla. Forse abbiamo il volume un po' basso, proviamo a alzare, ma non sento quel gran concitamento. Martedì. Guardiamo che succede martedì. Martedì. Quindi era il lunedì. Il giorno che odio. Ok, lunedì. Io sono qua. Ma non è che si capisce ancora tanto bene. Comunque, ah, ok, questo ragazzo è sparito. Noi dobbiamo ricomporre i pezzi per ritrovarlo sicuramente. Lucas. Diamo un'occhiata a questo, cos'è? Cosa? Oh, no, 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 no. Lucas, diamo un'occhiata. Science Center. Ah, questo è per vedere le stelle, uno di quei posti. Ah, una navicella. Non è che hanno a che fare... La penna! La piuma! La piuma! La piuma, signore e signori. Noi avevamo trovato una piuma. Sì. Te la ricordi? Giriamo ancora. Qui parla di una caverna. Una caverna vicino a quel posto lì. Ah, noi siamo una donna. Bene. No. No, ora siamo un uomo. Siamo un po' bislacchi, eh. Viva? Sì. Bene. La piuma. Eccola qui, la famosa piuma. Ok. Andiamo a vedere. Dobbiamo rimettere tutti i pezzi lì, allora. Dobbiamo vedere qualcos'altro da prendere. Questa dorme. Ma che sono aumentate in 3 secondi. A parte che letto ha. Che letto ha, scusa. Ci stanno due persone per lungo. Che letto è, scusa? Hai mai visto un letto così lungo? Sì, ma poi lei non ha letto. Comunque carino questo gioco, possiamo dire. Carino fino a che si capisce. Se non si capisce. Un gioco. Sì, fortuna che ha una demo. Tanto sentiamo nel sottofondo rumori di sacchetti. Chi sarà mai? Chi sarà mai che rovina il nostro audio? Chi sarà mai? Ah no, Lady Chris. Lady Chris. Quindi noi usciamo da una stanza e ci ritroviamo tutti i poliziotti come se fossero al bar a ordinare. C'è una cameriera? È un po' pazzo sto gioco? Una cameriera che prende le ordinazioni in casa della signora scomparsa. Ma adesso okay. Che siamo, scusate. Scusa, scusa, vai là. Poliziotto. Questi qua non erano i tipi che ci hanno mandato a... Sì, sì, sono proprio loro. A fan... È lui che è stato. Sì. Te sei quello che ci ha mandato in quel posto? Ok. Lei parla con la finestra. No, gioca con la finestra. Cosa c'ha? Un filo in mano? No. Una sigaretta. Butta quella sigaretta. Non si fuma in casa, eh? Non so se hanno mai detto. Niente. Non gli... Getta la sigaretta. Non ci ascolta proprio, guarda. La signora non ci ascolta proprio. Giradischi, non dischi. Andiamo a vedere di qua. Giradischi. Cioè, ma è normale che la cameriera a casa nostra viene a prendere le ordinazioni? Bah. Ma... Poi ci abbiamo qui. Una... Oh, oh, scusi. Aspetta, questa è la casa... C'è la porta aperta, quella di prima che era chiusa a chiave. Quella là. Sì, con la calma andiamo. Quindi è normale che questo... Scusi, che fa? Vabbè. Sta chiudendo quella porta. Ma... Aspetta, voglio vedere prima cosa. C'è una luce rossa. Voglio vedere sta pazza cosa fa. Sta disperata. Forse piange perché ha tagliato le cipolle. Dai, stai proprio là. Dove? Devo trovare prima altri indizi. Là dove? Secondo. Ok, ci siamo. Là c'è la porta. Allora, là c'è una porta. Ah, sì, sì, hai ragione. Oddio mio. E non l'avevo notata. E non l'hai già notata, te l'ho messa davanti. Non l'avevo notata, è difficile da notare. Certo. Colore così. Io c'ho paura di entrare lì dentro. Ma che paura. Andiamo piano piano. Io ho detto vado in là, eh. No, no, stai, sai. No, no. Sa un po' di alieni. Tutto rosso. E certamente. Olè, da una porta a quell'altra. Ora noi no, siamo in macchina. Sai, questo mi tira la cenere addosso. Ma va. Tira. Oh! Allora, forse questo, io spero che sia così perché sia un gioco da matti veramente.
Sì, Ma quando si che... parlava di un gioco da pazzi, Chris, guarda, quando si parla di un gioco di matti, un bufalo, io mi sveglio e mi trovo un bufalo. Ovviamente è normale trovarsi un bufalo in casa, che dici? Oh, io mi sveglio la mattina, ovviamente. Oh. Vedo un bufalo e ovviamente non è che urlo. Ah! Sto lì. Ah, E che lo guardo. bello con un bufalo qua. Secondo me può darsi, spero, che sia un gioco che fa vedere la demo e ti fa vedere alcuni pezzi del gioco. E quello magari era un sogno. Che è? Ah, ok, questo non mi spaventa. Buongiorno, non si dice? Educazione, entri con uno sconosciuto. Niente. Secondo, primo, ok. Bene, dall'ascensore noi ci ritroviamo dentro un altro posto. Devi andare a vedere Cioè, che è non si dentro. vede la telecamera, ma io ho una mazza in mano perché mi sto cagando addosso. Ok, siamo qui. Da notare questa roba. Un medaglione. Non c'è scritto niente, c'ho la mano con un po' di rughe. Un po'. Lo apro, e che Però c'è? le rughe... Mi spavento e una donna appare così proprio. Quella che è morta. Sì, Ma cosa questa mia morta? l'avevo investita quel... Ah sì, era in mezzo alla strada, è vero. Mi guarda malissimo e mi dice esca subito di qua. Tranquillo, nessun problema. Se non mi vuoi, esco. Oh, va bene, Non va bene. t'arrabbiare, però. Posso mi chiudi la porta in faccia? Vabbè, diamo un'occhiata di qua. Che non mi seguisse quella pazza. Guarda, mi stava seguendo. Ecco, adesso siamo in una Jeep, in questa qua. Ovviamente non posso guardare nessuna parte, nella sua borsa marcia, niente. Lei cammina e io devo stare qui. No, posso scendere stavolta. Ah, deve essere la zona della grotta. Sì, è lì la grotta, è lì. È Aia. lì, guarda, girati, girati. Lì No. c'è la... No. Qui Sì. neanche. Forse sarà qui neanche. Seguiamo lei. E No, non devi seguire lei. lei si è andata nella Vedi che grotta. lì c'era il coso di prima? Che hai visto Ah sì, nel e quindi la libro? grotta era qua. Qui Eh sì, è. vicino almeno. Posso cercarla io? Aspetta. Ma Siamo. perché le cuffiette? Perché almeno l'audio viene registrato nel Ah, gioco. Allora, vuoi cercarla te? ok. Sì. Ok, vai. Ma Dammi. se ti muovi piano piano devono capire tutto i nostri amici. Vai. Ok. Adesso gioca Elias e io commenterò il gioco. Allora, qua c'è scritto. Io sono Wow! tedesco No, 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 e... no, no, no. Tu giochi, io commento. Warning! Non me l'ha fatto leggere. uguale. Ecco perché Worms. i bambini, minchia, dovrebbero giocare ai giochi tipo Come si Clash of parla Royale. con... Non lo so, però stai andando, credo, dalla parte più sbagliata del mondo. No. C'è niente. Sì, continua a girare intorno. Prova ad andare là Scusa. dentro allora. Infatti quello che stavo cercando. Forse abbiamo trovato un'entrata. No, chi l'ha trovata? Attenzione, ho trovato un'entrata. Eccolo. Vuoi giocare Perché? te? Forse mi tocca un po' tosso. Cioè, mi ha passato il joystick, vi dico solo questo. Terrore! Terrore! Infatti ho la mazza in mano. Ma dai, ma per quale motivo? Cos'è? Scusate. Devo parlare con lei? Ma lei non è andata da un'altra parte. Ma possiamo parlare ogni tanto, avere un dialogo. Mi fa un po' paura una che non parla mai. Un minimo di dialogo? È possibile? No. Chi è? Che è squittire? Chi squitte? Chi? Topi. Ah, ok. E questo chi è? Un topo farfallino? Metti un po' di musica. No. Ah, qui c'è qualcosa, attenzione, guardiamo. Oh, attenzione, c'è qualcosa. Togliamo Devi spaccare anche tutto. questo. Eccolo là, voglio lui. Non è che... è certo, ovviamente non scappa, lui mi sale in mano tranquillo. Lei arriva gelosa che va nella mia mano e lo vuole subito provare anche lei. Ora lo mangia, vedrete che ora se lo mangia. Ecco. Oh, una trave in testa immediatamente. Oh, è spiattellata sotto. No, il mio amico uccellino, poverino. Non ha fatto male a nessuno. Ai,
Qui siamo su Virginia. No. Ok, è finita la demo, vediamo. Continua. Virginia, il gioco più brutto. Sì, signore e signori, abbiamo finito la demo. Questa era la demo di Virginia. Aspettate un po' perché guardiamo un attimo se è finita. Credo di sì. Comunque questa è la demo, vi fa capire un po' il gioco a pezzi. In poche parole è un gioco dove non si parla mai, dove non si può avere un dialogo con una persona. No, te, Movimenti cubitali e questo. Cosa ne pensi te? Stavi dicendo no te? No te, no te puzzi. Utile questo commento, no sì. Te puzzi è molto utile. Sì. Bene, direi di andare avanti. Dicevo, questo è un gioco Virginia Demo, è un gioco dove si fa così, ci si muove, tutto con la X viene focalizzato, il gioco. Bisogna fare un po' i detective della situazione. Molto semplice, sembra a vedere, perché non è che ci sono tanti indizi da muoversi tanto. Direi che questo gioco lo consiglierei per un massimo di 4,90€? Non di più, magari. No, io... Quanto spenderesti per questo gioco? No. 50 euro glieli daresti? No. Ok. Gli darei... 5 euro? 2 euro. Anche 2? 2 euro proprio a spesa. Solo per rispetto a quelli che ci hanno lavorato, che hanno disegnato, gli do 5 euro massimo. Comunque, non spendete più di 5 euro per un gioco del genere. Signore e signori, da Frank Mazzoni. E la scatola zotto. E... che non ha detto praticamente nulla. Era a fare i cavoli miei. Era a fare i cavoli suoi. È tutto, ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti.